In questa nostra parrocchia da diversi anni collaborano con Apsi Appunto. Come in altre occasioni, anche questa sera possiamo fare l'esperienza di un incontro, cioè incontrare un amico, una persona, qualcuno che attivamente è presente nei progetti di Apsi, che anche quest'anno, in uno dei progetti di Apsi, che anche quest'anno Apsi stesso propone come, oltre che momento di raccolta fondi, ma momento di riflessione. Di riflessione su cosa? Soprattutto su un modo diverso di concepire l'aiuto agli altri. Chi ha partecipato l'anno scorso a una serata analoga con il nostro amico Ernest, forse ricorderà, era un periodo dove erano iniziate a ripartire migrazioni, c'era molta polemica, fenomeni migratori, lasciamo le persone nel continente africano, portiamole in Europa. Abbiamo avuto la testimonianza di cosa vuol dire una possibilità di vita diversa, non imposta dall'altro, ma partente dalla storia stessa di popoli, dalla storia stessa di questi posti. Non è qualcosa che riguarda gli altri, ci tengo particolarmente a dirlo, almeno per quello che capisco io, tant'è che il motto di questa campagna Tende è giocati con noi, generazioni nuove, protagoniste del mondo, ognuno di noi, e poi penso che nella testimonianza del nostro ospite emerga, ognuno di noi è chiamato non magari ad essere in questi posti, ma è chiamato ad una coscienza di fronte a quello che oggi per il mondo vogliono dire queste situazioni. Anche coscienza, mi viene da dire, nostra, personale, perché non è mai il problema di qualcun altro, non è mai un problema che si sistema magari con qualche elargizione, ma un problema di sguardo sugli altri, quindi di sguardo sulla realtà. Questa sera il nostro ospite Antonino Masuri, poi lui casomai ci racconterà meglio la sua storia. Io sinteticamente dico: nato in Sardegna, studente in Umbria e poi da 12 anni in Kenya, dove ci farà vedere quello che ha avuto modo di costruire. Io lascerei subito la parola a lui, poi se abbiamo disponibilità, come sempre, avremo la possibilità di chiedere o di raccontarci che cosa ci ha magari colpito in quello che lui ci racconterà o ci farà vedere. Io shifterei la sedia così si vedono. Allora mi metto subito qua dietro. Buonasera, molto felice di essere qui con voi. Già stato detto, mi chiamo Antonio Masuri e sono sardo. Ripeto, l'ho detto prima, alcuni amici, vorrei dire in genere sono cattolico, devo dire sono sardo perché mi sa sempre del pakistano e del marocchino. Anche, cioè, kazako non me l'hanno mai detto, se quindi l'idea è farvi vedere qual è l'esperienza che noi viviamo, in particolare col programma di sostegno a distanza, ma vedrete anche altri tre progetti, tra cui erano delle tende di Natale degli anni passati. Questo è il titolo dell'attuale. Questa è una delle più pericolose baraccopoli del mondo. Noi siamo presenti in 15 baraccopoli in Kenya. Questa è Madare, che prende il nome dall'ospedale psichiatrico costruito dagli inglesi per gli ex militari che tornavano fuori di testa. È una baraccopoli pericolosissima, ci sono zone dove la polizia non entra e noi veniamo accolti col tappeto rosso perché visitiamo bambini a casa. I nomi di questa baraccopoli cambiano a seconda delle zone: droga, prostituzione e armi. Chiunque viene davanti a questa scena si mette a piangere, uomini, donne di tutte le età. Quello che vi manca innanzitutto di questa foto è il fettore. Ci sono davanti a voi montagne di spazzatura, escrementi, verdura che fermenta sotto il sole per giorni, una condizione oggettivamente disumana. E tutti mi tirano fuori sempre la stessa sfida: ma tu non ti senti frustrato che loro vivano ancora lì? E la risposta è no, perché io non ho il problema di salvare il mondo.
io ho paura di salvare me stesso. Se salvo me stesso posso dare un contributo al mondo, altrimenti divento parte del problema. Spesso quando, ripeto sempre ai nostri educatori, se voi solamente descrivete la casa dove abitano i nostri bambini, è sufficiente far capire agli amici italiani il livello di povertà che i bambini vivono. E nelle scuole gli dico, tu devi capire quanto sei fortunato, perché qui sono case dove abitano in 12, a volte dormono in piedi, topi, scorpioni, gli piove dentro, non ci sono servizi igienici, e sono condizioni disumane. Quella era una delle baraccopoli, questa è la campagna. Questo è il villaggio di Mutuati, guardatela bene. Una capanna fatta di sterco di vacca essiccato intorno a carta, lo vedete? E sottolinea i bambini dicendo, in questa casa non c'è nulla, nulla, per capire il livello di povertà c'è, se non due tanichette per andare a prendere l'acqua per chilometri. Ma l'idea in tutte queste foto che voi vedrete è innanzitutto mettere a tema il nostro cuore. Che senso ha tutto quello che noi facciamo lì, ma anche qui? Perché i miei bambini hanno lo stesso nostro cuore, lo stesso desiderio di bellezza, di verità. Per cui, guardate queste immagini, i nostri bambini, questa è una spianata di un'altra pericolosissima baraccopoli, si ammalano per la polvere, perché questa spianata è una montagna di spazzatura pressata. Uno, due, guardateli. No, sono appena usciti da scuola, hanno ancora lo zaino, hanno una passione che è il calcio, non hanno neanche un pallone, se lo fanno gli stracci. Il problema è, se tu seguendo il tuo cuore metti a tema il tuo desiderio di bellezza, è possibile e ha un valore. Quello che noi vogliamo fare con questi bambini e le loro famiglie è un cammino umano, un problema di cambiamento di mentalità, non cose da dare. E qui l'idea, io sono scampato un attentato di Al-Shabaab per 3 minuti, per cui per me parlarvi di fronte e capire che sono vivo ha un significato ben preciso. 3 minuti ero morto. A chi ci vuole fare paura, a chi ci vuole uccidere, vogliamo rispondere che è possibile vivere insieme, in pace. Il Kenya si basa su 42 tribù, tutte nemiche tra di loro, tutte. E nemiche vuol dire che si uccidono. Ad esempio, poco prima che io partissi dal Kenya, i nostri educatori non visitavano i bambini alla baraccopoli perché era un periodo elettorale, veniva rinnovato il fatto che il senatore della baraccopoli è morto, bisognava rimpiazzarlo. Perché se tu entri nella baracca e ti dicono chi voti e sbagli la risposta, non esci. Si capisce anche il livello di situazione lavoriamo. Qui ci sono tutte le religioni, perché la ragazza a sinistra è anche buddista, cattolici, protestanti, musulmani, animisti, buddisti, tutti insieme. Io dico sempre, chi incontra Gesù ama tutti, altrimenti Gesù non è entrato. E l'idea è che accanto a ogni bambino c'è un educatore che l'accompagna costantemente, vede quali sono i bisogni emergenti, e fa un cammino umano con lui. Questo è uno degli incontri con i nostri educatori e partners di tutto il Kenya, ma questa foto oggi ha un altro valore, perché quella a sinistra oggi si chiamava Edda, era la migliore, l'ho scelta io personalmente, usava i suoi soldi per aiutare i bambini e le famiglie povere, lavorava anche il fine settimana. Edda rimane incinta, va in ospedale, partorisce un bambino morto e 2 giorni dopo muore anche lei. 2019 si muore ancora di parto. Capite cosa vuol dire mala sanità? E qui gli incontri con cui noi pianifichiamo le attività, vediamo come stanno le famiglie, quali sono le vaccinazioni da fare, i corsi di recupero. E questa è una foto che ho scelto per far vedere che prima della partenza ho fatto un pranzo italiano allo staff. Noi lavoriamo con la corruzione, con le bugie, con la pigrizia, con i fetori, con la prostituzione, con la criminalità, con la morte. Oggi è morto un altro bambino. Quindi questo pomeriggio stavo cercando di scrivere in maniera più educata possibile al sostenitore, che è molto il bambino che aiutano, capite? Ma era dirgli, la vita è un'avventura, perché se tu non respiri, che cosa dai a questi poveri? È un problema di tu, uno può dare solo quello che hai ricevuto, quindi un momento di convivialità in cui ad esempio il pranzo italiano gli piace. Poi nella foto vedete 2 ragazzi bianchi a sinistra, che sono i 2 ragazzi che fanno il servizio civile ora fino a febbraio, e la settimana scorsa ho selezionato le nuove 2 ragazze che verranno per un anno ad aiutarci col servizio civile internazionale. Io dico sempre scherzando che i miei amici pensano che io in Africa abito una capanna di fango, pelle di leopardo, noce di cocco, prendo una liana e gioco con coccodrilli. Non è così. Guardate, questo è l'altro lato di quella foto. Senza un ordine non si può gestire. Il solo sostegno a distanza serve 25.000 poveri.
per cui un problema di ordine. John lì tiene una cartella arancione di ogni bambino, noi abbiamo la cartella con la foto, la famiglia, tutte le pagelle, tutte le lettere di Natale, tutte le donazioni che ha ricevuto, referti sanitari, eccetera. Abbiamo vinto un premio per la trasparenza, quindi in tempo reale possiamo dire qual è il budget, come usiamo i soldi di ogni bambino. Ho già fatto la prima vittima. Qui, 3.000 bambini, cosa stanno facendo in questo momento? Stanno finendo di scrivere 3.000 lettere di Natale che noi spediremo in tutto il mondo, internet permettendo, che spesso non c'è, per 3.000 bambini, 3.000 lettere di Natale in tutto il mondo tramite mail. Quindi se voi gli scrivete o donate qualcosa, vi mandiamo la foto e la lettera per farvi vedere cosa abbiamo comprato con la vostra donazione. Lì possiamo comprare il triplo, mentre se mandate un pacco, ci può mettere anche 2 mesi, erano tutti aperti perché frugano se ci sono soldi, e spesso paghiamo molto per sdoganarli. Invece i soldi ci consentono di fare molti acquisti, oppure di aiutare una famiglia ad avere un futuro. Ditemi, se voi avete un salone da barbiere così bello, tutto di lamiera, la griglia, piastrelline trovate non so dove, chinosi vuol dire barbiere, però per questa famiglia vuol dire avere un futuro, capite? Accanto a ogni bambino c'è un educatore che lo accompagna, perché ho scoperto che a distanza non è così dappertutto. Questo ragazzo è vivo perché San Parpuri ha fatto il miracolo e suo padre ha intestato una scuola a lui. Vedo qualcuno che sorride visto che gioco in campo, vedete? Deve essere morto, invece è vivo ed è il vicepresidente. E qui Purity che vede come seguono i bambini. Li visitiamo a casa almeno 2 volte all'anno e soprattutto lì le madri si aprono e ci confidano i problemi che vivono. E ai bambini gli dico, devi capire quanto sei fortunato perché casa tua non è così. Perché di nuovo cosa vi manca? Il fettore di quella fogna ce l'ha aperto, capite? Le donne in Africa non valgono nulla. Valgono per essere infibulate, bambine vendute spose per 20 bocche. L'Africa si basa sulle donne, le nostre mamme muoiono di mal di schiena per essersi caricate tutta la vita acqua e legna per dar da mangiare i propri figli. Vogliamo riconoscere la loro dignità. Guardate con quale questa è la caratteristica di questo popolo, ha una voglia di vivere incredibile, ha un senso religioso non mortificato che cambia la loro vita. Guardate con quale sorriso ci accoglie a casa sua. Ma qual è il problema di questa foto? Una delle due grandi emergenze dell'Africa, l'igiene. Questa donna sta cucinando per terra. È comodo dire che hanno anticorpi più grossi dei nostri. Si ammalano più di noi, muoiono prima di noi. L'aspettativa media per il Kenya è da 57 arrivata a 60 anni. È comunque bassissima. Quando noi diamo una saponetta debelliamo 22 malattie. Per cui ripetere di lavarsi le mani dopo essere andati in bagno. E qui guardate quanto è felice questa mamma, eh? Un vicolo della baraccopoli di Kibera. Sono felici perché oggi mangeranno, perché il mestiere principale delle mamme è portare acqua o lavare vestiti a mano. Qualcuno gli ha dato vestiti da lavare e loro sono felici perché oggi mangeranno. Questa ha festeggiato 25 anni il mese scorso. Vi giuro che il mio sogno è trovare i soldi per imbiancarla, perché è una scuola bellissima e famosissima, sembra un caseificio, una cantina sociale, è il Sant'Izzito che fa tutti questi corsi. 30 anni fa esattamente, il cardinale Moris Otunga, di cui c'è il processo di beatificazione, ci chiese di andare in Kenya a costruire scuole per i poveri. Ci disse: i poveri non possono studiare, li sfruttano, non guadagnano, non possono mettere su famiglia. Aiutatemi a dargli un futuro. E questa scuola vengono da 4 paesi. Io ho sempre in mente una lettera di ringraziamento che dice: grazie, perché per la prima volta in questa scuola sono stato trattato come un essere umano. Torno in Sud Sudan a aiutare il mio popolo a fare impianti elettrici. Vedete, impianti elettrici. Questo impianto è donato da un professore di Bergamo che viene ogni anno a luglio a fare corsi di aggiornamento gratuiti. Il corso di computer, il corso di cucina del container dove è stata portata la donazione, impianti elettrici, parrucchiere, idraulico, meccanico, falegname. Il momento della graduation, vedete, della consegna di diplomi, sono affittati il vestito per qualche ora e hanno voluto fare una festa, è stata bellissima, la gioia delle loro famiglie. Questa è la residenza dell'ambasciatore d'Italia 3 mesi fa. Il preside che tiene in mano l'attestato, Don Valerio Valeri della San Carlo Borromeo,
riceve dall'ambasciatore a nome di Sergio Mattarella il titolo di Cavaliere Ufficiale della Repubblica Italiana per il contributo che ha dato con Santi Zitto in 25 anni al Kenya. È stato un ricevimento bellissimo, un riconoscimento che non ci aspettavamo. E qui invece è un'altra delle nostre scuole. Abbiamo costruito 12 scuole belle per i poveri. 12 scuole chiamiamo di Arsi, ma sono tutte autonome, prese di locali, eccetera, consiglio di amministrazione, budget. Ma essendo per i poveri, nessuna di loro è in attivo, quindi poi sostegno a distanza, banchi, sedie, corsi nutrizionali, corsi di aggiornamento. Ma stanno facendo leggi per cui noi bianchi rubiamo i lavori locali. Se ci mandano via, dovrebbero camminare con le loro gambe. Ma innanzitutto, l'evidenza di questa scuola è che c'è guerra civile. Tutto intorno, io ho visto tutte le baracche dei Kikuyu e dei Luo bruciare, questa scuola non l'hanno toccata. Ridico, 42 tribù, tutte nemiche tra di loro. Vedere che non l'hanno toccata dice del valore del nostro metodo educativo. È un problema di cambiamento di mentalità. E per capire la gioia di questi bambini dovreste capire la situazione della scuola pubblica. La metà degli insegnanti della scuola pubblica non entra in classe. E la prima frase ai bambini italiani piace molto. Quando un insegnante entra ti aspetta sul portone con un bastone per picchiarti, alcolizzati e demotivati, classi da 100 bambini che in quinta elementare non sanno ancora leggere e scrivere. Non solo, noi diciamo che la corruzione in Africa nasce a scuola, cioè in prima fila c'è il prefetto, lo spione che ti riferisce le cose contro i tuoi compagni di classe, ha un po' più di fagioli e un banco un po' meno rotto, capite? Nelle nostre scuole, questa era Little Prince, ogni bambino ha la divisa, il banco, i libri. Non c'è il prefetto, è proibito picchiarli col bastone. Classe a 25 bambini, possono fare domande, sono affettuosissimi. E non c'è il prefetto. Questa è la Cardinal Otunga, una scuola secondaria che noi abbiamo intestato appunto al cardinale che ci volle in Kenya 30 anni fa. Una delle 100 migliori scuole secondarie private del Kenya. Questa scuola ha solo 150 studenti, come mai? Ho detto che è una delle 100 scuole secondarie migliori del Kenya. Qual è il problema per noi africani, maschi e femmine? È una scuola diurna. Mia figlia non torna col mal di pancia, maschi e femmine insieme, io conosco gli africani. Mia figlia non ce l'ha, la mando sul monte, 4 anni, chiusa a chiave, la picchia la sauna perché da quando non le scende non si sopporta più e basta, no? È un problema di fare un cammino insieme. Provare a vivere insieme ora. E anche qui il nunzio apostolico è rimasto colpito che durante la guerra civile, qui ci sono tutte le religioni anche qui, e le tribù, non si sono uccisi. Questi ragazzi si sono difesi e protetti per entrare a scuola. Dice, ma cosa fate? Corsi sui diritti umani? No, eccellenza, è un problema di un'esperienza umana autentica. Quando tu capisci il valore che hai, ti tratti diversamente. Te stesso, il tuo tempo, il tuo corpo, i tuoi soldi, il tuo fidanzato, il tuo compagno di banco non è più un nemico. E qui, questa è una scuola di prete da San Carlo Borromeo a Kawasukari, una Fiki Caravana School, caravana dell'amicizia. Guardate che sorriso che hanno questi bambini. Non hanno nulla, vanno a dormire per giorni senza mangiare, vivono in estrema povertà, ma non mi sembrano felici. È una bella sfida, Questi bambini sono felici perché non sanno di essere poveri secondo i tuoi criteri sociologici. Non solo, per loro la vita è così. Per loro è chiaro che il sacrificio è parte della vita, mentre il nostro ideale è il divano. Only Wonder Knows, c'è scritto in alto, vedete nel timpano, in questo cielo africano bellissimo. Solo lo stupore conosce. Solo se tu ti lasci ferire dalla bellezza della vita, vedi la verità delle cose. È un problema di cambiamento di mentalità. E questo è l'asilo Emanuela Mazzola. Questa ragazzina voleva fare ponti con l'Africa, tornando dal cinema è morta in un incidente e i genitori ci hanno donato l'assicurazione sulla vita. È già chiusa l'iscrizione per i prossimi 3 anni per questo asilo. Guardate com'è simpatico. Questa ragazza dalla Svizzera cosa sta dando ai bambini? Sta dando il cioccolato. Cosa mi hanno detto prima di partire? Masu, sappiamo che vai in Svizzera, non tornare senza cioccolato, hai capito? Mi sono fatto dare 7 kg di cioccolato, quindi anche questa volta sopravviverò. Non lo mandano a dire. E qui questo ex calciatore della Serie A ha visto molti suoi amici morire uccisi dalla polizia. Perché?
morendo di fame, ti dico, ti piace la felpa? Ti spiego come procurartela se vieni con me stanotte, capite? Invece con lui facendo attività sportive nella baraccopoli serviamo molti giovani. Questa è una delle scuole che noi aiutiamo, l'Usciricca, che ha partecipato ad Antiachibera. Altre scuole, sperando che migliorino. Questi sono dall'altra parte, di Durai, profughi che hanno l'handicap in più. Parlano francese, quindi non capiscono, non si sanno spiegare. E questa è la scuola San Riccardo Pamputi, dedicata al santo che salvò la vita al figlio del fondatore di questa scuola. All'ingresso, non so se chi lo veda, c'è uno specchio a sinistra. Io dico sempre, quando gli italiani entrano in ascensore, si guardano allo specchio e si aggiustano. I nostri bambini si guardano allo specchio e iniziano la giornata sorridendo. Per fare un cammino di autocoscienza tu ti devi conoscere, oggettivamente. E qui, questa è un'altra scuola che noi aiutiamo, la Christ Victory Center. Questa profuga del Congo ci raccontava che lei era ricchissima, aveva un'immensa piantagione, vanno i ribelli e le uccidono il marito. Gli hanno detto, te ne vai, uccidiamo anche te. Ha attraversato due paesi per arrivare fin noi, dice ero caposala, ma il titolo era in francese, mi ha detto, sei venuto in Kenya a rubarci il lavoro? Dice, io prima che voi mi aiutassi col sostegno a distanza, ero costretta a prostituirmi per andare a mangiare i sei bambini. E qui guardate la gioia dei bambini che ricevono la divisa scolastica, che è obbligatoria, senza la quale tu non entri. Ma come mai sono così felici? Perché questo è spesso l'unico vestito che hanno. Ci vivono 7 giorni, ci dormono 7 notti, capite? Qui il buio, qui Nairobi by night. Questo è un altro progetto molto bello, non so cosa c'era prima. Ah, non c'era nulla. Allora? Questo è un altro progetto molto bello, siamo verso il Lago Vittoria. Se non sbaglio è l'ultimo che abbiamo attivato in questi mesi. Bambini abbandonati o trovati nella spazzatura, facciamo un cammino di riabilitazione con queste suore e li rendiamo adottabili. E questi sono i bambini che hanno sofferto di più. Questo è un progetto che abbiamo in collaborazione con i salesiani, sono gli Street Boys. La famiglia non aveva niente da mangiare per troppi giorni, quindi sono andati in strada a chiedere l'elemosina e li hanno tutti violentati. Vivono con i cani nella spazzatura, mangiano spazzatura, sniffano cola per non sentire i crampi della fame e per non morire di notte, perché è di notte che ti uccidono in strada. Quindi voi potete capire perché io mi trattengo dal piangere ogni volta che li vedo con noi. Sì, guarda, sono angeli questi. Con tutto quello che hanno subito sarà una ferita che dovranno, cui bisognerà accompagnarli tutta la vita. Ma guardate come sono belli, vivi, puliti, che vanno a scuola e avranno un bel futuro. E se 30 di loro sono arrivati all'università, vuol dire che l'aver sniffato o fumato porcherie, perché così sono, non gli ha rubato dal cuore il desiderio di essere felici. E questo è un altro progetto, siamo nella foresta Ngong. Chi di voi ha letto Karen Blixen, La mia Africa o Il pranzo di Babette, le diceva, avevo una fattoria nelle colline Ngong. Ngong vuol dire nocche delle mani. Questo è Forest Ngong, questo è il Simba Village, vuol dire villaggio del leone, ed è una zona Masai. Infatti questa è una danza di benvenuto Masai, cui mandiamo i bambini violentati. Per cui se il problema, ad esempio, è stato il patrigno, cerchiamo di capire se si può fare un cammino di riconciliazione, per cui c'è una nonna o uno zio disposto a riprendere il bambino in famiglia. Perché io, visitando una scuola a Naragua, in una latrina, in cui c'erano secondo me 80 gradi e 300 mosche che mi guardavano mentre facevo la pipì, immaginate voi quale privacy c'era, esco, torno verso i bambini e li ho sentiti dire, li vedi, i bambini del centro. Capite cosa vuol dire? Detto da chi non ha nulla, i bambini nei nostri centri hanno l'acqua, hanno un letto, hanno i vestiti, hanno il cibo, hanno le biblioteche, hanno l'asciugatoio, hanno la piantagione, hanno il latte fresco. I bambini del centro. E capisco che comunque i bambini devono tornare in famiglia, perché comunque la più perfetta delle nostre educatrici non è mai meglio della più scalcagnata madre. Mia madre è e resta mia madre. E questo è un altro progetto che uso soprattutto con gli adolescenti. Il problema è, per essere felici è un problema di perfezione. Per noi adulti, sia che succede, gratta gratta è un problema di sgheo, no? Senza soldi, la felicità c'è. Perché è meglio piangere la Mercedes che sul tram, no? Mentre per i ragazzi, io mi commuovo quando vedo i nostri ragazzini, tutti ossa, però
tirano sulla maglietta a vedere muscoli che non ci sono, già così. È un problema di perfezione. C'è uno dei tre progetti per bambini disabili. In Africa, quando tu partorisci un bambino disabile, tuo marito ti abbandona perché se ne vergogna. Non può essere suo figlio. Bambino disabile attira maledizioni sulla capanna e sul villaggio. Deve morire in mezzo a urla atroci, la gatta un'altra, così gli spiriti stanno uscendo, no? E merita vergogna. Guardate come sono belli. Hanno una voglia di vivere incredibile, sono affettuosi e intelligenti. Guardateli bene. Non hanno mani e non hanno piedi. E scrivono meglio di me e di voi. Per essere felice è un problema di avere 10 dita, no? Tu su quella sedia decidi se scaldarlo o cambiare il mondo, mettendo a tema il tuo cuore. Dio farà il resto. Il problema è tu. Non solo non sono degli sfigati, guardate, Benedin e Gideon sono due campioni perché vincono le Paralimpiadi. Capite che sfida c'è? E qui uno dei servizi che noi diamo oltre alla scuola è il dispensario. Vedete degli ospiti dall'Europa. E qui è il cardinale Sara che inaugura un dispensario donato dai due papi. Benedetto XVI ha iniziato la formazione, Papa Francesco l'ha finita. Qui siamo di nuovo in un'altra zona Masai, con queste suore del catechismo, e qui facciamo un altro servizio in più, le clinic mobile. Non riesci a venire al dispensario, veniamo noi con l'ambulanza a aiutarti a partorire o ricevere le cure che ti servono. Questa è una biblioteca, qui siamo nella terra dei campioni, so che di voi segue le maratone, i più grandi atleti vengono da qua. Item, 2000 metri, ci sono immense piantagioni di tè, c'è scritto proprio benvenuti nella terra dei campioni. Qui abbiamo tre scuole, è un progetto dell'acqua, è l'agricoltura biologica. E qui due amiche di Perugia hanno fatto un'intervista con me, ci hanno dato questa biblioteca intestata alla madre. Ma il protagonista di questa foto è il ragazzo con la maglietta rossa e blu, guardatelo bene, è un piccolo criminale, noi lavoriamo con loro, dovete guardarlo perché è vivo, perché la settimana prima di questa foto è entrato di notte e ha rubato tutti i computer del villaggio. Quando voi fate una cosettina così, il villaggio cosa fa? Vi lincia, cioè voi avete poche ore di vita. Invece è riuscito a raggiungere la stazione di polizia, abbiamo detto, abbiamo riavuto i computer. Diamogli un'altra possibilità. Non esiste giustizia senza carità. Diamogli un'altra possibilità. Noi siamo più grandi anche di questi, i computer li riabbiamo, riproviamoci. La nostra idea di un cammino umano è questa. E qui, guardate, questa è la proprietaria della Fabriano che ci ha donato 45.000 bellissimi quaderni. L'ho portato, non mi ricordo mai il nome dell'autore della copertina, l'ho portato in giro per vedere i 32 villaggi. Dietro, accanto a lei c'è una volontaria che oggi lavora per UNICEF. Lo dicevo prima agli amici, dentro l'esperienza di questa donazione che cosa mi colpiva? La differenza che faccio io nel gesto. La carta non ha coscienza. Io ti potrei dare questo quaderno bello perché mi tocca dartelo, perché ce l'ha andato, oppure io te lo do con la coscienza che ti educo alla bellezza. È un quaderno bello, è per te, è una cosa nuova, ti resterà per sempre. Io ho coscienza, la carta no. Io faccio la differenza in un gesto come dare un quaderno o raccogliere il cibo alla colletta alimentare. Io. E qui abbiamo donato, questo era 3 mesi fa, fornellette alle famiglie. Poi c'era la schiera, dice, a noi non ce l'avete date, non abbiamo i soldi di Bill Gates, però piano piano li daremo anche a più famiglie. Nelle foto che vedete, vedete spesso lamiere, non più paglia. Cosa succedeva nelle baracche? Cucinavano, il kerosene li stordiva, bruciava la capanna, morivano come topi. Per cui usano la lamiera che si riscalda ma non ti uccide più. Con questi fornelletti che stiamo distribuendo, si inquina di meno, si spendono meno soldi e si cucina di più. Questo è il villaggio di Mutuati, la San Riccardo Pamburi di prima, l'altro lato, un progetto nutrizionale grazie a San Raffaele di Milano. Fagli capire l'importanza dell'acqua pulita, la verdura, una dieta bilanciata. Mi colpiva che le mamme ci dicevano che i bambini tornavano a casa meno aggressivi perché avevano mangiato. Con il progetto delle tende di questi ultimi 2 anni abbiamo fatto il progetto Masiwa. Creato 5 cooperative, comprato mucche a 750 famiglie, mucche, carriole, sementi, concimi. Abbiamo spiegato come unge la mucca, come fare un composto organico. Abbiamo creato 24 outstation per raccogliere il latte. E col latte cosa si fa? Io poi lo adoro da sardo, si fa il formaggio.
non gli piace, non c'è verso, ma lo yogurt con pezzi di mango e banana, vedete, gli piace molto. E qui la foto è molto ingiusta nei confronti, perché l'ambasciatore svizzero è troppo alto, è molto simpatico, ha una moglie romana, e di lui, che è una persona meravigliosa, veramente alla mano, oltretutto c'è un episodio che non racconto mai, viene a cena a casa nostra e gli regaliamo due libri di Don Giussani. E loro dicono: che bello, grazie, conosciamo Don Giussani. E dice: vabbè, lo dico con tutti, però è vero. E la moglie fa: perché io ero del movimento. Come, scusi? Non lo capivo. E da lì è iniziato un dialogo della sorpresa, così, tutta la sua storia. Che cosa mi ha colpito dell'ambasciatore svizzero l'ultima volta che è venuto e girava la scuola? Lui girava la nostra scuola e diceva: oh, le hanno comprate. Oh, i pannelli li ha messi veramente. Oh, l'hanno scritta. Vi rendete conto? L'ambasciatore si stupisce, abbiamo fatto quello che c'era il progetto. Vuol dire che lui vede una marea di soldi sparite. Sparire. Ci diceva la direttrice della, poi mi state registrando, che della cooperazione italiana, che hanno fatto un'indagine. Se i politici del Kenya rubassero la metà di quello che rubano, sarebbero comunque miliardari. Capite qual è il problema? Di un ambasciatore che dice: oh, l'hanno comprato veramente. E qui l'ambasciatrice dell'Unione Europea, guardate lì, si è presentata con i sandaletti aperti nella baraccopoli. Ora, se non sentite il fettore di questa foto, ve lo lascio immaginare cos'è quella montagna nera al cielo, una cosa terribile. Quindi voi capite che se la nostra amata ambasciatrice dell'Unione Europea scivolava, eravamo nella... è iniziata a piovere. Guardate che bellissimo fiume cristallino che attraverso. E qui i vicoli dove noi passiamo per visitare i bambini a casa. Un giorno il capo della logistica ha detto: io vorrei dire una cosa, io vorrei dire che lavoro con voi da 10 anni, sono musulmano e sono orgoglioso di lavorare con voi, perché io vengo da Kibera e voi non vi vergognate di venire a visitarci a casa, e per aiutarci voi non ci avete mai chiesto di che religione siamo. Quindi gli incontri con gli adolescenti e distribuzione di assorbenti gratis. Aiutare queste ragazzine è una cosa che per loro è un lusso, che sia riconosciuta la loro dignità. Un mese fa una ragazzina si è suicidata perché ha avuto il ciclo per la prima volta in classe, l'insegnante le ha detto di andare via, che era sporca, e lei per la vergogna si è suicidata. Una storia che ha sconvolto tutto il Kenya, e capiamo che è un momento delicatissimo per come loro non parlano di certe cose. Qui il COA, che vuol dire Compagnia delle Opere, invece sarebbe più Centro di Solidarietà, aiutiamo i ragazzi a fare un curriculum, un buon colloquio di lavoro e ad esempio scegliere la facoltà più giusta. Distribuzione di fagioli dopo le inondazioni. Scusate, già faccio ridere in generale. Bevo un po' d'acqua di Lourdes. Qui sono la Madonna, c'è sala, già faccio ridere in generale, oggi peggio. Campo profughi di Dadaab, tutti musulmani, c'è anche Al-Shabaab dentro. Loro non hanno voluto i luterani, a noi ci hanno chiesto di noi non facciamo proselitismo. Quindi costruiamo scuole, le ripariamo, mandiamo le ragazze a scuola. Queste mamme le abbiamo fatte laureare. Quindi l'incontro dei due ministeri, pubblica istruzione, Kenya e Somalia, per riconoscere le nostre lauree. Quando torneranno in Somalia. Il Presidente della Repubblica ci ha dato un premio perché noi facciamo in questo campo profughi un'attività assolutamente innovativa. I Boy Scout. Non solo. Cork ha partecipato alla giornata mondiale dei Boy Scout e ha incontrato Ban Ki-moon, ex segretario generale dell'ONU. Incontri con le famiglie. Li amiamo come se fossero i nostri figli, ma non lo sono. Vogliamo aiutare le loro famiglie a prendere decisioni più giuste. Fare un cammino umano per capire se sono i primi educatori dei loro figli. L'importanza, ad esempio, di allattare al seno, dell'acqua, di imparare una piccola attività, di accedere al microcredito, di imparare come fare l'agricoltura biologica, di imparare a cucinare lavandoti le mani, di imparare l'importanza dell'acqua pulita. Quando loro vi vedono mangiare insalata, vi dicono che siete animali, perché i missionari gli hanno insegnato a bollire tutto, giustamente. L'acqua non è potabile. Qui, guardate, questa è una storia bellissima che non vi racconto, di
14 mamme depresse che alla fine, guardate come sono belle, sono 40, tutte con un mestiere. E qui questa mamma con noi ha aperto un negozio di frutta e verdura. Ditemi se avete frutta e verdura, cose belle. E parrucchiere così eleganti, lamierine, tappettino di terzo piede, però gli cambia la vita. Ecco, questo è come aiutarci, invece siamo sul rush finale, questa azienda di Londra, anziché comprare cesti natalizi, ai propri clienti, gli dice, anziché comprare cesti natalizi, aiutiamo bambini poveri del Kenya ad avere una vita dignitosa. Bomboniere solidali in cui gli sposi spiegano come hanno usato questi soldi. 25 anni di matrimonio, 60 anni, giovani che fanno un torneo di calcetto che gli piace e raccolgono soldi. Mercatini natalizio di San Valentino in tante scuole italiane per noi. Questa mamma è morta e le colleghe di questa professoressa hanno donato a noi. Questo si ripeterà tra una settimana ed è molto bello. L'ambasciatore dell'Albania e il console dei Paesi Bassi mi danno questo assegno di 20.000 pound per questa fondazione creata a Londra da Maurizio Bragagni della Tratos, il TD che produce cavi per oceani, porti e aeroporti, ed è stato molto simpatico perché all'inizio della serata lui mi dice: guarda, ma questo è il club della regina Elisabetta in auto al centro di Londra, bellissimo, pensate, me ne vengo dall'Africa, che gap. E mi fa: guarda Masu, mi dispiace molto, cioè la vendita di quadri non è andata tanto bene, quindi ti posso dare solo 10.000 euro, dammeli, sì, stico sacrifico. E invece un miliardario si è commosso per la foto dei disabili, perché lui è sulla sedia a rotelle, e ne ha dati altri 10.000. Sostengono 80 bambini. Qui l'Alexis Carrel di Milano, perché l'ho messa? Perché questi ragazzini non hanno stipendio, ma facendo il bar per il Kenya o rinunciare alla merendina 20 in quaresima, sostengono 24 bambini. E qui è Dante Achibera. Marco Martinelli ha fatto un laboratorio con quattro delle nostre scuole delle baraccopoli, portando in scena la Divina Commedia, chiedendogli a loro che cos'era per loro e qual era per loro i peccati più gravi. E un dettaglio bellissimo è che dopo tutta una serie di cose gli ha detto: io vi proporrei di fare la Divina Commedia, dove Dante ha un momento di buio in cui è perso a metà della sua vita, deluso, tradito, non ha riferimenti, ma se siete sinceri avete sempre un amico e dovete riconoscere che non vi salvate da soli. Cosa vi sembra? O vi sembra troppo occidentale? E i ragazzini gli hanno detto: ma come? Dante Alighieri parla di noi, perché Chibera vuol dire selva oscura, e noi che cos'è l'inferno lo sappiamo bene. Capite? Come si può fare un cammino in cui quello di Dante Alighieri è un messaggio universale? Non so chi di voi se lo ricorda, alcuni anni fa fu chiesto alle università di tutto il mondo di esprimere chi è il più grande poeta di tutti i tempi. Che cosa hanno risposto quasi tutti? Dante Alighieri. L'Italia ha risposto William Shakespeare. Guardate le prove del film che è stato lanciato sabato. Da noi invece, guardate, è stato un momento bellissimo. Da noi abbiamo lanciato il 21 settembre con l'ambasciatore italiano e il vice ambasciatore svizzero, e infatti la sponsorizzato l'Istituto Italiano di Cultura, ed è stato molto bello. E sabato io ero a Teramo, abbiamo vinto il premio al Senato al volontariato per la cultura. Quindi la presidente della Fondazione AUS, Savi, riceve dalla presidente Casellati con Lorella Cuccarini e il soprano il premio per la cultura. È stato un regalo bellissimo perché ci è costato molti sacrifici, più a me che ai ragazzi, ma è stato proprio bello pensare alla gioia dei ragazzini e alle loro famiglie. Ecco Martinelli, io e Margherita. Rispondo alla domanda che volete fare. Non ci hanno dato una lira, ma è stato un regalo bello, a parte il fatto che questo premio è brutto, sembra la mano della famiglia Adams, però per noi ci va molto. E qui giovani da tutta Europa che vengono a incontrare i bambini che aiutano. Quello a destra con la maglietta blu lavora a Google a Zurigo e mi ha invitato a fare incontri a Google, dove questi uffici sono bellissimi, c'è la Forest Room, un ristorante megalattico, frutta in tutti i piani, e lui fermava tutti invitandoli a aiutare i nostri bambini, è stato veramente incredibile. E qui un progetto in cui ho creduto molto, che ultimamente perché molta gente mi diceva: posso venire in Kenya?
devi dirgli di no. No? No, ma perché no? Tu hai troppo da fare, non puoi offrirgli un'esperienza autentica. Per cui è iniziata a dire no, 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 no. Invece l'anno scorso si è fatto, guardate, 20 giovani sono venuti, altri 20 sono venuti, Ruby by Night, sono venuti quest'anno, vedete? Ed è stata un'esperienza molto bella. La prima settimana di metà luglio li formiamo. Tu non puoi pensare di essere a Montessori e vai nelle capanne, nelle famiglie a visitarle, a fare danni. Quindi ti spieghiamo il metodo, che cammino facciamo, come aiutarli con i missionari che sono con noi, eccetera. Abbiamo fatto anche un safari al Kilimangiaro, mangiato il coccodrillo. E poi 3 settimane nei campi, nei centri di accoglienza, aiutare i bambini. L'altro giorno io ero a un ricevimento in una casa importante qui di Milano e una dottoressa, lo dicevo prima, mi ha fatto molto piacere, mi ha detto, senta, io sono una psicoterapeuta. Una mia paziente è venuta da lei in Kenya ed è tornata con molto meno paturne. Grazie, ma cosa che ti ha detto? Che bello, ma me lo puoi scrivere? No. E chi è la paziente? No, glielo posso dire. Ah, scusi, ha ragione. E qui abbiamo visto giovani da tutto il mondo, però abbiamo detto ai keniani, iniziate a prendervi cura dei vostri poveri. Quindi hanno fatto uno stage, quindi abbiamo fatto un rinfresco per ringraziarli. Fare uno stage da noi vuol dire imparare anche un lavoro, perché da noi non vieni a grattarti. Vi ricordo un piccolo dettaglio, il mio sogno in Africa e avere un fine settimana noioso. Non esiste. E qui, come usiamo i social? Noi decidiamo come usarli. Ho aperto un profilo perché i miei nipotini mi dicevano, zio, ci hai abbandonato, facci vedere almeno cosa fai lì lontano. E usando questa campagna su Facebook, in un mese abbiamo salvato 50 famiglie dall'emergenza Pocot. Le videoconferenze sono un momento bellissimo. Avevamo programmato 24 videoconferenze, ne abbiamo già fatte 46. È un momento di incontro, soprattutto con le scuole, molto bello. Questa però è invece un'azienda. E qui vi invitiamo a venire a vedere con i vostri occhi cosa facciamo. Vedete? Amici da tutto il mondo. E lei, Alda Vanoni, cofondatrice di Famiglia per l'Accoglienza, è venuta, ha conosciuto Josephine al centro del Simba Village e ha iniziato a sostenerla. Lui è venuto a incontrare il bambino e l'azienda ha donato 5.000 euro per Natale. Qui sono degli amici svizzeri, vi dico la storia della coppia che sta agli estremi. Beatrice è andata in pensione e ha detto, Masu, sono venuta in pensione, io ho già fatto il biglietto, a marzo sto venendo da te. Ha detto, brava, se non facevi così, ti dicevano di no. E Beatrice e Alessandro, una bellissima coppia di Firenze, amici di Renzi, casa in Sardegna, viaggi, arte. Hanno un figlio, si chiama Francesco, fa ingegneria, sta rientrando al centro di Firenze da fare volontariato con i ciechi. Un ragazzo meraviglioso. Ci siete? Passa una macchina e lo uccide. Che cosa ne frega dei soldi, dei quadri, di Renzi, della villa in Sardegna, se vostro figlio non c'è più? Eppure condividendo questo dolore ci hanno aiutato in tantissime scuole. Ma oggi il protagonista di questa foto è l'uomo al centro, siamo all'equatore, quindi al centro del mondo, l'uomo sotto che ci ha aiutato molto, un caro amico, è il nuovo arcivescovo di Salerno, Monsignor Bellaldi. I frutti, stiamo per finire, che cosa succede dopo? Simon e Francis, nostri ex bambini, oggi lavorano per noi. Irene, segnalata dalle suore di madre Teresa, ha aperto un centro, un orfanotrofio per bambini abbandonati come lei ed è diventata famosissima in Kenya. Lui ha aperto una scuola, Caroline lavora con noi all'amministrazione e lui ha una storia molto bella, è venuto e ha detto sono venuta a ringraziarvi, ci fu l'emergenza Somalia, attraversato il deserto con la mia famiglia, ho perso 2 fratelli. Grazie a voi sono arrivato ad Adab e ho potuto studiare grazie al sostegno a distanza. E grazie al fatto che ho potuto studiare, io oggi sono il direttore generale del Ministero della Pubblica Istruzione della Somalia. Potete aiutarci con 5 per 1000, ma immagino che voi già doniate al banco, ne avrete già molti, quindi se non avete a chi donarlo, potete donarlo a noi, banco, scuola. Una modalità con cui aiutarci è fargli capire la dignità del loro lavoro. L'artigianato Masai, che si trova là in fondo, può essere un'idea regalo con cui aiutate qualcuno che ha più bisogno.
Per cui io sono convinto, in 12 anni di Africa io non conosco un più concreto, si capisce l'aggettivo, un più concreto fattore di sviluppo di Gesù. Dove Gesù entra, la gente cambia. La baracca non è più la stessa, forse c'è qualche saltino in più, ma è pulita, in ordine, dignitosa. Un padre, patrigno, non fa più certe cose con le figliastre, smette di bere. Una madre non si lascia morire di AIDS e dà la vita per i figli. Un ragazzino non spara più per una camicia, o una ragazzina non si prostituisce più per una bibita. È un problema di cambiamento di mentalità, capite? Non conosco un più concreto fattore di sviluppo di Gesù. Questo cambia il mondo e ci interessa la persona. Il caso di questi due bambini, guardate casa loro dietro, il nulla la casa che hanno. Ma dentro un'amicizia come la vostra è possibile dargli una speranza di vita più bella. E sono convinto che se noi li aiutiamo nel loro habitat naturale, rispettando i loro tempi, i loro ritmi, i loro odori, questi bambini non moriranno su un barcone cercando di raggiungere Lampedusa. Grazie. Se vuoi c'è il film, se... dimmi tu, come lo il film, volete, faccio vedere il video introduttivo al Dante Achibera, per cui abbiamo vinto il premio. È molto bello, eh? Non è il film dura 45 minuti.